Io sogno un mondo dove uno non debba più stare qua a pensare se è mezzo numero in più o mezzo numero in meno, ma guardando solamente la misura americana e i centimetri, prendo la scarpa sempre giusta. C'è una legge ben scritta dagli esperti di marketing che dice che i consumatori che scelgono un marchio che non è così famoso tendenzialmente tenderanno a cambiarlo più frequentemente rispetto a un marchio più famoso. È proprio per questo che oggi sono qui a parlare delle Under Armour Flow Velocity Wind, forse un nome più semplice potevano inventarlo, scarpa che secondo me ha innovato molto nel mondo della corsa, per un marchio che fondamentalmente di corsa, si occupa solamente da pochi anni. E come al solito, per capirlo, partiamo dalle specifiche. Parliamo di una scarpa che chiameremo semplicemente Velocity, scarpa che nella taglia US 9 pesa solamente 230 grammi, ha un differenziale 8, tra l'altro scritto pure sulla soletta, 26 mm nel tallone, 18 mm nell'avampiede. Scarpa che contiene pure un sensore Bluetooth che consente di registrare i dati per chi si fosse appena avvicinato alla corsa. Gli esperti di casa Under Armour hanno facilitato la recensione perché i componenti della scarpa stessa sono scritti e molto semplicemente sui lati della scarpa. Parliamo di una tomaia che si chiama Warp, tomaia progettata con filato bianco, nero e arancione che ha l'obiettivo di fornire sia struttura sia supporto. Secondo il marketing Under Armour i fili si stringono quando ne hai bisogno e si rilassano quando il bisogno invece è molto meno importante. L'abbiamo apprezzata sicuramente nei cambi di direzione. Come aveva già detto Andrea nella parte dell'unboxing, la scarpa è comunque abbastanza stretta, poi vi spieghiamo esattamente che taglia prendere. Molto interessante anche il colletto e il tallone che è comunque abbastanza imbottito. Considerando il 230 grammi di peso, il piede si sente davvero coccolato. Infine, la linguetta è una similpelle scamosciata che rende la scarpa davvero confortevole e il piede particolarmente aderente in una struttura filante che consente di correre davvero velocemente. Resto sorpreso che sia stata adottata sulla conchiglia la famosa struttura a coda di rondine, però fondamentalmente non credo che questo crea problemi o vantaggi dal punto di vista aerodinamico. L'intersuola e la suola sono fondamentalmente la stessa struttura che Under Armour chiama, come abbiamo già detto, Flow e che facilita la riduzione del peso di questa scarpa, proprio perché sulla suola nessuna gomma è presente, dove invece abbiamo a disposizione questa intersuola, che secondo me è sicuramente molto interessante. Non è fondamentalmente un'intersuola azotata, qualche blogger americano parlava di questa cosa, ma in realtà stiamo parlando di qualcosa di un po' meno reattivo, un po' meno coinvolgente nella corsa, ma che comunque vi consentirà, se ne avete le capacità, di correre abbastanza forte. Interessante notare che questa gomma ovviamente era già stata utilizzata nel basket da Stephen Curry, cosa che, come dicevo, la rende particolarmente rimbalzante, quindi avrete sicuramente una sensazione di contatto al terreno molto buona, ma al tempo stesso vi proietterà davvero in avanti. Concludo la mia breve introduzione prima di lasciare la parola ad Andrea dicendo che il 7 maggio si è avuta la presentazione degli analisti di Under Armour a Wall Street, dove si è raccontato che questa Velocity Wind ha consentito all'azienda americana di fare un salto ulteriore nel mondo del running e tra l'altro questa scarpa, visto che si utilizzano per chi volesse dei sensori interni che si possono collegare all'app MapMyRun, è stato notato che questa scarpa vi fa andare più velocemente rispetto a tutte le altre scarpe Under Armour. Quindi sono curioso di sentire cosa ci dice Andrea. Io gli lascio la parola. Qualche giorno fa è venuto nel mio giardino di casa. Nel frattempo voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao Andrea, oggi finalmente dopo tantissimo tempo facciamo la nostra prima vera recensione di Under Armour, le Velocity Wind. Cosa ne pensi di questa scarpa? È molto diversa dalla macchina, è una scarpa. A me ricordano davvero troppo le scarpe da basket, è sicuramente una 2 vecchio stampo,
fasciante al piede reattiva. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Ci hanno chiesto in parecchi un'opinione, secondo te a chi sono adatte? Oggi sei veramente euforico. Guarda, sono scarpe secondo me per atleti, come diresti te, che hanno una buona meccanica di corsa, perché è una scarpa che non è abbastanza dura, quindi non, per un tallonatore seriale oversize diventano un po' problematiche da utilizzare. Anche se sono dure, sono un attimino più stabili di altre scarpe, però la vedo per atleti un pochino più veloci, quindi almeno sotto i 4,30 e relativamente leggeri, quindi sotto i 75 kg, meglio sui 70. E per quale distanze le utilizzeresti? Sappiamo che sono solamente 230 grammi, non drop 8, per quale distanze le utilizzeresti? Fino alla mezza maratona le utilizzerei, sopra diventano un po' troppo. Guarda, dicevo, per gli atleti che hanno sempre quella paura di comprarsi delle A2 per fare le gare, secondo me per una mezza maratona, 10 km, anche corsa a 4,30, 4,15, secondo me non è male come scelta. Ripeto, un po' duretta, ma per gli atleti a cui piacciono le scarpe un pochino più secche, sono perfette. Io ho notato però che a velocità più elevate, secondo me, si mostrano comunque molto reattive e, tra virgolette, morbide. Cosa dici? Forse sarà la doppia mescola che ti dà questa sensazione, forse anche il battistrada un pochino così anido d'ape che ti può dare questa sensazione, sarà che forse io le sto usando con una misurazione un po' troppo stretta e quindi non mi dà quella sensazione di comfort che ha dato te. A livello di calzata, sappiamo che quando hai fatto l'unboxing ne parlavi, cosa dici? Sì, ti direi che è giustissima, al contrario della macchina che sembra quasi che veste un pochino largo, questa veste un pochino stretto, quindi stessa misura, ma sei davvero giusto. Diciamo che queste nuove aziende che si stanno imbarcando nel mondo del running fanno ancora un po' fatica a indovinare le taglie, quindi sicuramente bisogna starci attenti, però penso che qua mezzo numero in più sia fondamentalmente necessario. Io sogno un mondo dove uno non debba più stare qua a pensare se è mezzo numero in più, mezzo numero in meno, ma guardando solamente la misura americana e i centimetri prendo la scarpa sempre giusta. Mi viene in mente anche la Vaporfly, la Next Percent, che alla fine bisognava prendere di mezzo numero più grande. Quella roba secondo me è impensabile, cioè dovrei andare praticamente sempre a scatola. Sarebbe bello andare a scatola chiusa a prendersi la scarpa della misura solita e che sia giusta. Una delle domande che ci hanno posto legata alla tomaia particolarmente diversa rispetto alle scarpe a cui siamo abituati, cosa ne pensi di questa tomaia e che sensazioni ti ha dato? Sarà forse sempre il mezzo numero più piccolo, ma è una scarpa forse nell'avampiede che ha poco spazio, però per il resto, anche se sembra molto una scarpa da basket, mi sembra fondamentalmente una scarpa, cioè una tomaia bella contenitiva, non ti direi molto traspirante, perché alla fine c'è molta plastichina e quindi boh. No, direi assolutamente che hai ragione, però a me piace molto in effetti, più indossata che invece a vista. Però invece cosa ne dici del battistrada, che anche questo è particolare? Il battistrada non saprei dirti se è anido d'ape, comunque mi ricorda troppo le scarpe da basket. Sembra che non si stia consumando più di tanto, mancano degli inserti con della gomma un pochino più dura che le facciano durare un attimino di più. Non so davvero chi ha giocato a basket, ma questa suola qua sui campetti poi all'aperto un pochino si brasa via, si pialla, invece in questo caso un pochino sta durando, però sicuramente con degli inserti in gomma vulcanizzata sarebbe meglio. Secondo te quale, venendo proprio alla domanda che ci interessa della durata, secondo te quale durata queste scarpe possono avere? Non le abbiamo ancora portate a 600 km, ma pensi che ci arrivino? Sì, secondo me sì, arriveranno, anche perché te l'ho detto, l'intersuola è abbastanza dura, quindi secondo me durerà di più di una scarpa più soffice. Sto già pensando alla prossima domanda che mi farai e sono in crisi, Max. In realtà la prossima domanda è più relativa alla tecnologia. Sappiamo che
questa scarpa ha al suo interno un sensore Bluetooth, cosa dice? È un ottimo concetto oppure non ne vale la pena? Allora, secondo me è una buona idea, però tirata da orecchie, perché cioè, usato dopo, io mi ricordo tipo Nike aveva fatto il pod che lo potevi scambiare su determinate scarpe che avevano fatto, invece in questo caso è finita la scarpa, quando è scarica devi buttare via tutto, è un po' ti piange il cuore. Sarebbe da riutilizzare questo pod magari anche solamente su tutte le scarpe di casa Under Armour, trovare la maniera per riutilizzarlo oppure darlo in aggiunta, non lo so. Sicuramente è una buona idea, bisognerebbe trovare il modo per poterlo riutilizzare. Io so che la prossima domanda è relativa a quali sono secondo te le scarpe simili rispetto a questa Under Armour Velocity, cosa ne dici? Ecco, questa era la domanda che mi stava frullando in testa. Di scarpe simili è difficile trovarne adesso, a ripensarci. Mi viene davvero difficile perché mi sembra un po' una 2 vecchio stampo. La scarpa che mi viene più in mente simile è la Launch, perché è davvero difficile trovare una scarpa adesso nel mercato così secca, dura. Adesso stanno cercando tutti di fare le scarpe molto più alte, molto più morbide, invece questa è una scarpa vecchio stampo. Direi comunque anche le Boston 9, non le 10 che stanno uscendo, sono abbastanza simili. Guarda, l'avrei voluto dire anch'io le Boston, però tanta gente so che le ama così tanto che confronto a queste secondo me sono un attimino diverse e rischiavamo che i super fan delle Boston con questa potessero rimanere un po' scottati perché un pochino di diversità c'è. Sto cercando tra l'altro di farci avere le Boston 10, vediamo se ci riusciamo nelle prossime settimane. Un'altra domanda che vorrei assolutamente porti è relativa a quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa. Sicuramente il pregio è il pod Bluetooth che ha all'interno, che ci dà sicuramente dei dati che possiamo riutilizzare per verificare le nostre corse, soprattutto a chi magari è un vero entry level, quindi non ha neanche il GPS, è strautile perché senza GPS comunque quando ritorna a casa può controllare. Può correre anche col cellulare dietro, che io sconsiglio vivamente perché ci cambia le impostazioni di corsa. Un pregio che può essere per tanti è una scarpa più a contatto col terreno, cosa che adesso si sta andando un po' a perdere. Difetto che è un po' più una tirata d'orecchie, è davvero che è una scarpa che bisogna provare per forza indossata per capire il numero e è un pochino a tomaia, come ho detto prima, non troppo traspirante, però che a me non dispiace. Tra l'altro qualcuno ci ha detto che in realtà non è stretta, però boh, francamente non so che piede ha, però l'altro aspetto secondo me interessante è la stabilità, e secondo me è una delle scarpe più stabili, cosa Sì, dice? perché comunque è duretta e relativamente bassa, quindi ritorniamo a parlare di scarpe che non sono più stabili o instabili. Davvero una scarpa vecchio stampo che porta i pregi del vecchio stampo e qualche difetto, tipo che stanca un pochino di più il piede rispetto a un'altra scarpa, tipo mi viene in mente da Zoom Fly per dire. Va bene, invece ultima domanda, quando faremo la recensione delle macchine che ha sicuramente un range di utilizzo di persone più importante rispetto a questa Velocity che invece è sicuramente solo, come dicevi tu, per meno persone? Allora, guarda la macchina, adesso ci mettiamo a provarla, sicuramente abbiamo anche la Pegasus, quindi ci dobbiamo andare dentro. Va bene, grazie Andrea, adesso andiamo a berci un coffee, speriamo di poter fare ulteriori recensioni e ci vediamo alla prossima. Più coffee, più scarpe da recensire. Ciao, alla prossima!